Penultimo punto, energia. L'energia è un tema grave, un tema serio per famiglie e per imprese. Per le imprese è un tema di non competitività rispetto agli altri paesi, per le famiglie è un tema di bolletta molto pesante. Noi dobbiamo fare di tutto perché questa bolletta smetta di crescere e a un certo punto possibilmente vada a scendere. Le iniziative in questo campo sono parecchie e molto forti. Gas per noi è la principale materia, diciamo, energetica. Quello era un mercato da rendere molto più competitivo in modo tale che i prezzi possano scendere. Bisogna lavorare sui rigassificatori, sugli stoccaggi. Abbiamo deciso di separare l'ENI dalla SNAM in modo tale che la SNAM possa dedicarsi totalmente alla valorizzazione di questo mercato, e in poco tempo, vedrete veramente in poco tempo, quel dossier verrà chiuso. C'è stato poi il grande, difficile tema delle energie rinnovabili. Le energie rinnovabili sono una cosa molto importante per il nostro Paese, è un'area dove il nostro Paese ha già impegnato più di 170 miliardi nei prossimi 20 anni, confermiamo che vogliamo raggiungere e superare gli obiettivi europei, naturalmente c'era da spostare l'enfasi degli investimenti da quelle energie rinnovabili dove il contenuto italiano anche di lavoro era molto limitato verso le filiere più interessanti per creare occupazione. Abbiamo indirizzato oltre 3 miliardi all'anno per i prossimi 20 anni, quindi 60 miliardi, per favorire la crescita di questi settori dove molte aziende italiane hanno posizioni di leadership importanti nel mondo. Qui stiamo parlando di bolletta e stiamo parlando di investimenti e di impegni che non riguardano i conti pubblici, riguardano il costo della bolletta. Molto di più faremo e dovremo fare in campo di efficienza energetica, anche qui è un'area di eccellenza del nostro Paese e ci saranno specifici provvedimenti nel corso dei prossimi mesi. E poi dobbiamo anche andare a trovare e sfruttare quelle risorse, quelle riserve di energia che abbiamo, perché non ne abbiamo tantissimo, ma possiamo salire verso il 10-15% del fabbisogno, soprattutto attraverso gas in varie parti d'Italia, e anche qui ci saranno delle iniziative.